questo numero del Salus TG, Tribunale di Roma condanna l'ASL a pagare terapia ABBA a bambino con autismo. Allarme ospedali senza medici, i concorsi vanno deserti. In arrivo un bracciale con Tarespiri, che monitora l'ossigeno nel sangue. Una situazione surreale quella delle terapie per l'autismo a Roma e nel Lazio, che però potrebbe cambiare grazie a un'ordinanza del Tribunale Civile di Roma che ha stabilito che le cure ABA per questa patologia vanno garantite ai bambini e pagate dal Servizio Sanitario Nazionale. Ha infatti accolto il ricorso avanzato dai legali di una coppia di genitori di un bimbo di 5 anni, al quale nel 2015 all'ospedale Bambino Gesù era stato diagnosticato un disordine dello spettro autistico e consigliata la terapia ABA. Ma la ASL non aveva strutture autorizzate a derogare questo servizio, raccontano i legali, né personale certificato. Così i genitori sono stati costretti a rivolgersi a centri privati, spendendo solo nei primi 3 anni circa 40.000 euro. E allarme carenza medici ospedalieri. Un bollettino di guerra, secondo la Nao Assomed, che denuncia un numero sempre crescente di concorsi pubblici che vanno deserti. Ormai sembra chiaro che il lavoro in ospedale non è più appetibile per i medici, sottolineano dal sindacato dei medici e dirigenti SSN, non rientra tra gli obiettivi primari di quei 70.000 giovani che si contendono ogni anno l'accesso alla carriera. I medici si fermeranno per uno sciopero nazionale il 9 e il 23 novembre per chiedere a governo, regioni e Parlamento, avverte la Nao, uno scatto di responsabilità che eviti il crack. Ideato da un team di pneumologi italiani, un braccialetto high-tech che registra i livelli di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e il movimento nelle diverse condizioni di vita. Sarà particolarmente utile per quanti soffrono di patologie cardiopolmonari. Il dispositivo, presentato in anteprima mondiale durante il 19° congresso nazionale della Società Italiana di Pneumologia, dovrebbe essere disponibile in Italia dalla primavera 2019.